Let's go all around the world. All around the world. Chiunque parli del Sol Beach come una delle strutture balneari più all'avanguardia dell'intera Campania non si sbaglia di certo. Ben trovati amici con un'altra puntata di Turisti per Casa. Come è prevedibile dalla mia introduzione, oggi trascorreremo una splendida giornata al sole e sentiremo le tante persone che sono venute qui a fare il bagno. Lei è venuto qui al sole a trascorrere una giornata di mare. Stiamo tutte le mattine qua. Venite tutti i giorni? Tutti i giorni, tutte le mattine. Perché vi trovate bene? Sì, sì. Senta, questa è l'unica struttura della zona che lei frequenta? Sì, è l'unica, è l'unica. Perché? Perché piace e poi il proprietario è un caro amico mio. La struttura è bella, però si deve fare qualcosa per questo mare. Si deve, insomma, ci si deve muovere perché insomma è un peccato che si venga, sì, ci sono dei posti così belli, però poi non, insomma, non si può godere anche di un mare altrettanto bello all'altezza dei posti. Venite spesso al sol? Di tanto in tanto sì, perché nella zona, tra le zone insomma limitrofe, è uno dei posti migliori. Se parlassimo delle strutture campane dovessimo individuarne qualcuna che va particolarmente forte, anzi nelle strutture napoletane, quindi queste anche di Baia, di Bacoli, il Sol Beach è una di queste? Sì, direi di sì. Si può fare di meglio però, come sempre però. Se pensi alla vacanza dei cittadini partenopei, all'estate dei cittadini napoletani, secondo te andranno in vacanza? In vacanza non saprei, penso più nelle zone limitrofe appunto. Tu solitamente quando ti metti al sole ti proteggi? Sì, in genere sì, l'ultima volta un po' troppo a dire il vero, però sì, in genere. Quindi qualche crema solare? Sì, ma sì. Però non ti saprei dire il nome perché nivea in genere. Credi che sia una buona abitudine quella di proteggere? Assolutamente sì. Un parere su questa, sull'organizzazione del sole? Mi piace. Boh. Ti piace in che senso? Lo trovi ben organizzato? Sì. Sì. Da dove vieni? Io abito a Santo Stefano Belvo. Dove si trova, perdono? Torino. Vieni spesso in Campania per andare al mare? Una volta all'anno. Ti piace come è organizzata questa struttura? Cosa? Avete fatto il bagno? Sì. Lei viene abitualmente qui al sol? Sì, normalmente sì. Sono diversi anni che vengo qua. Come si trova? Abbastanza bene. Il mare offre comunque qualcosina, anche se il problema di tutto il litorale di Napoli è sempre quello, però ci si può accontentare, insomma. Ecco, senta, lei ha fatto il bagno? Metà, non ancora proprio tutto. Però io vedo che i bambini sono bagnati, quindi sì, infatti, le ha fatto fare il bagno ai bambini. Mezzo approccio, diciamo. Com'era l'acqua? Freddina e al momento sembra ancora un po' pulita. Normalmente il pomeriggio comincia un pochettino a dare qualche segno di cedimento. Lei utilizza una protezione solare prima di esporsi al sole? Ma più che altro loro, utilizzano le protezioni solari. Non so quali siano perché ci vengono affidate dalle rispettive mamme, quindi però sì, normalmente almeno per i bambini le utilizziamo. Questo chiaramente per la protezione della pelle, quindi eventuali nei, eccetera, eccetera. Sì. Lei viene abitualmente qui al sol? Di solito sì. Si trova bene? Abbastanza bene. Per il momento comunque non è che ho fatto ancora il bagno perché l'acqua non è che era buona, bella. Oggi è migliore degli altri giorni. Ma lei abitualmente fa il bagno? Sì, anche due o tre volte, quattro volte, però quando l'acqua lo permette. Ecco, senta, lei andrà in vacanza quest'estate? Penso di sì. Lei, se dovesse pensare alle vacanze dei cittadini napoletani, secondo lei vanno in vacanza oppure in qualche modo c'è tornato sto turismo mordi e fuggi? Io penso per il periodo che stiamo attraversando, per questa crisi, penso che sia di moda il mordi e fuggi. Uno fa delle piccole tappe. Delle piccole tappe, sì. E allora è il caso di dirlo, turisti per caso. Turisti per caso. Lei viene sempre qui, in questa struttura? Sì, sono 3 anni, ci troviamo abbastanza bene perché è abbastanza tranquilla come zona. Solo l'acqua lascia un po' desiderare. Penso che si veda.
fa il bagno lei? Io no. Lo fa per paura, appunto. Vabbè, per problemi di allergie, quindi rinuncio, anche se gli piacerebbe troppo fare il bagno. Però in mancanza di niente ci facciamo una doccetta. Senta signora, se lei dovesse pensare al turismo partenopeo, che cosa creda che faranno i cittadini napoletani o anche i cittadini campani quest'estate? Quest'estate, con la crisi che c'è, penso che tutti a casa, a rovistare nell'immondizia. Praticamente queste zone limitrofe, insomma, ecco, i posti come questi che potenzialmente prima erano vuoti d'estate nei mesi di agosto, adesso invece... No, io penso che le persone dicano di non fare mai niente, però poi quando fa caldo... Sì, tutti a mare. Si dileguano. Sì, 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 sì. Signora, la tintarella, come dicevo poco fa, lei è già visibilmente abbronzata, si protegge? Sì, sì, indubbiamente sì. Con tutte queste melanomi, cose varie, è sempre meglio mettere la protezione quanto più forte possibile. Cosa ne pensa lei della tintarella, le piace? La tintarella sì, perché aiuta un pochino a non mettere il trucco, ma a vedersi un pochino più carine, ma non penso sia il mio caso. Sta benissimo, quindi lei comunque si protegge quotidianamente abituale? Sì, 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 sì. Lei è un cliente abituale del Sol? Sì, sono 7-8 anni che vengo qua. Come si trova? Benissimo. Racconti un po' la struttura. Niente, se non fosse per il mare a volte lo troviamo un po' sporchino, però il resto i bambini si rilassano, noi ci rilassiamo comunque, poi no, parlare poi dei costi, è una zona molto affabile, insomma con 10 euro comunque riesce ad atterrare a mare, quindi è un fatto molto importante, vista la disoccupazione che abbiamo qua a Napoli, per fare un bagno insomma. Senta, se lei dovesse pensare un attimo al turismo partenopeo, lei crede che quest'anno i napoletani andranno in vacanza? Quello si lamentano tutti, però vedo partenze esagerate, insomma, quindi credo che è un sacrificio che nessuno vuol fare a stare a casa, quindi partiranno in tanti. Anche se qua abbiamo un mare bellissimo che noi dovremmo avere un po' più di rispetto uno con gli altri, non ci sporchiamo troppo insomma. Quindi siete contenti, l'unica pecca è solo l'acqua? Sì, purtroppo sì. Ti piace la tintarella, l'abbronzatura? Sì, no, no, non dispiace. Lei si protegge? Sì, sempre. Che protezione mette? Io metto la protezione dei bambini, è la più sicura, quindi uso quella là. Ne veniamo sempre. Come vi trovate? Benissimo, qua sta bene. Vi piace? Sì, ci piace. I costi sono accessibili anche per voi ragazzi? Sì, per noi sì, portiamo 15 euro e ce la facciamo tutti quanti. Come hai detto? Ci portiamo 15 euro a testa e ce la facciamo tutti quanti. Ecco, sentite ragazzi, voi quest'estate andate in vacanza? Sì. 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 Quindi secondo voi i ragazzi napoletani alla vacanza non rinunciano? No, no, io non rinuncio. Ti piace la tintarella? Sì, sì. Usi protezioni solari? No, no, uso l'olio. Cioè ti esponi direttamente con l'olio? Sì, sì. Non hai paura di bruciarti? No, non ho paura. Ma è successo. Ok, e voi tu ti proteggi? No, cerco di abbronzarmi più che posso, anzi. Approfitti? Già. Tu? L'estate è una, cerchiamo di rimanere abbronzati per tutto l'anno. Chiaramente anche tu. Anche io uso l'olio. Infatti si olio. Un po' di abbronzatura c'è sempre. Va bene.